Borghese ce l'ha messa tutta, ci ha portato anche in vantaggio con un bel colpo di testa e poi lì nel tuo reparto qualcosa purtroppo non ha funzionato. Ci racconti come sono andate le cose? Sono andate che per me il mio gol è il gol di tutti, quindi volevamo vincere questa partita. Poi come sempre episodi a condannarci, però secondo me nella gioia e nel dolore tutti, nei gol tutti li facciamo, nei gol presi tutti li prendiamo, quindi adesso bisogna solo rialzarci, testa alta e lavorare. Senti, è arrivata anche la prima sconfitta in casa dove avevate costituito un fortino, e insomma bisogna ripartire da lì, e adesso ci sarà un'altra partita in casa e poi bisognerà cominciare anche a cercare qualche bel risultato, qualche vittoria in trasferta, no? Invertiamo un po' le cose. Sì, non esiste casa e trasferta, certo qui grazie all'aiuto dell'ambiente era il nostro fortino, però non è che questa sconfitta ai primi di dicembre ci può toccare o ci può rovinare i nostri obiettivi. Il nostro obiettivo lo sappiamo tutti qual è, dobbiamo raggiungerlo il prima possibile, lavorare ogni ora, ogni minuto durante la settimana e in campo dare la vita. Lo stiamo facendo, e episodio negativo, ma ripeto, testa alta e pedalare come siamo di carattere, lo faremo sicuro. Questo risultato ha portato un po' di malumore, però è anche vero che da un po' di tempo la squadra faceva delle buone prestazioni, aveva trovato quella continuità importante e nonostante tutto Bettinelli ha sempre detto una squadra giovane, ci saranno ancora momenti delicati, però bisogna ripartire forse da quello che è stato fatto nelle ultime 5-6 partite e dimenticare subito questa sconfitta. Il calcio è fatto di episodi, entrava la mia traversa, entrava il gol che non so se perché l'hanno annullato, quello di Angelo su mia sponda, devo vederlo. Tanti episodi a nostro sfavore, però ci succede sempre così, però non sono alibi, non siamo abituati noi 30 giocatori, anche lo staff, a attaccarci alibi. Bisogna solo tirar fuori tutto quello che hai dentro, il cuore, e dobbiamo raggiungere il più presto possibile, te lo ripeto, il nostro obiettivo.